Ciao a tutti, io sono Umberto, sono uno studente universitario e innanzitutto sono molto emozionato di vedere così tante persone che ancora non avevo visto, che insomma si sono iniziate a muovere, che forse sono qua per la prima volta e anche tante che invece ho già visto molte altre volte durante le proteste degli studenti universitari ma anche degli studenti medi. E io credo che sia importante che ognuno di noi in questa assemblea riesca a prendere parola, riesca a dare la propria visione, la propria opinione, perché insomma è importante che si allarghi la discussione, appunto perché sono questi gli spazi, sono le piazze, sono le strade, sono questi momenti in cui siamo tutti uguali, siamo tutti cittadini sullo stesso livello, in cui possiamo discutere e pensare a cosa fare realmente, staccandoci finalmente da quello che decidono i vari politicanti, da Berlusconi a Monti, a Cota, a Bersani, a Fassino, a tutti quelli che abitano in quei palazzi che sono così incomunicativi con la gente, soprattutto anche con i giovani. Beh, io credo che insomma quello che il problema della crisi i giovani, ma gli studenti nelle università e nelle scuole lo stiano pagando da un pezzo. L'abbiamo pagato molto caro con la riforma Gelmini, che insomma sta smantellando pezzo per pezzo la nostra scuola. L'abbiamo pagato con tutte le altre riforme che da anni ormai ci propinano dall'alto senza neanche chiederci un minimo di opinione, eppure la risposta che siamo riusciti a dare è sempre stata quella che è migliore, quella di andare a scendere in piazza e farci sentire. E ancora adesso, insomma, nelle università e nelle scuole si è parlato della crisi, si è parlato di come rispondere, si è parlato di come vediamo noi le rivolte dal Nord Africa, di come vediamo Occupy Everywhere, di cosa significa per noi Occupy Everywhere. Cosa vuol dire la crisi delle banche, cos'è l'austerity. Insomma, in queste discussioni, mentre parliamo con i nostri compagni di corso, ci accorgiamo che un'opinione di sicuro nell'eterogeneità di tutti è comune, che sicuramente un nemico comune ce lo abbiamo, e sono le banche, sono i poteri finanziari, che come dimostrano... Insomma, la nuova nomina di Monti ci dice che sono i banchieri adesso che devono governare. Se prima ha governato Berlusconi per tutti questi anni non era abbastanza un uomo della finanza, non era abbastanza uno che riusciva a imporci l'austerity. Adesso arriva questo Monti che non è nient'altro che un banchiere. Quindi se dobbiamo uscire dalla crisi facendocela imporre dai banchieri, che adesso diciamo con questo governo tecnico si palesano alla guida del paese, dobbiamo dire che non ci stiamo, secondo me, ed è importante che insomma anche oggi ne parliamo tutti insieme per condividere i nostri ragionamenti. Io lancio una proposta, ma che è già stata discussa e già se ne è parlato all'interno delle scuole, nelle superiori, ma anche nelle università, ossia durante la giornata del 17 novembre noi andremo a farci sentire davanti ai poteri finanziari, davanti alla Banca d'Italia, che è uno dei, secondo me, delle istituzioni che adesso sta assumendo più importanza in queste manovre. Andremo lì davanti e ci faremo sentire con una accampada, ci faremo sentire mettendo i nostri corpi davanti a quel potere finanziario, e un Occupy Banca Italia che secondo me questa assemblea può pensare di condividere, possiamo pensare di discutere, di andare tutti assieme, di unirci agli studenti universitari e agli studenti medi per andare tutti insieme davanti a Banca Italia e dare uno sbocco concreto a questa discussione, che come si diceva prima, insomma, se ognuno di noi quando torneremo a casa questa sera e nei prossimi giorni ne parlerà col proprio compagno di banco, col proprio compagno di lavoro, eccetera, alla prossima saremo molti di più
con la stessa voglia di partecipare, con la stessa voglia di decidere tutti assieme le cose, e quindi l'invito secondo me è quello di allargare la partecipazione e cercare di dare voce a questa Global Revolution anche qua in questa città. Grazie.